Per l'Avezzano la strada verso la Serie D passa dall'impegno interno contro l'Ostico Montesilvano, formazione che si esalta lontano dalle muramiche. 26 su 41 i punti esterni conquistati dagli uomini di Antignani. Difesa da ridisegnare per Torti, senza gli squalificati di Gianfelice Besan e con Albanese Puglielli. In avanti Bisegna alle spalle della coppia del gol Dos Santos Pendenza, Marrone e Petito a guidare il reparto avanzato degli Adriatici. L'Avezzano preme subito sull'acceleratore, 30 secondi ed è Donatangelo a suonare la carica con una conclusione al volo che termina a pochi centimetri dal palo. All'11° Pendenza pennella per Dos Santos, il quale viene anticipato in calcio d'angolo. Passano 60 secondi ed è Zanon a offrire al brasiliano il pallone del vantaggio, ma il 9 non impatta con la sfera e cestina l'occasione. Il primo a fondo del Montesilvano arriva al 24° con Maluku che calcia da posizione defilata e Venditti risponde presente sul primo palo. La partita scende di tono e l'Avezzano fatica a guadagnare metri. Al 44° torna però a farsi vedere Pendenza, ma l'ex Cupello apre troppo il compasso e spedisce in curva. In avvio di ripresa arriva l'episodio che potrebbe cambiare le sorti del match. Laguzzi rimedia il secondo giallo per un fallo su Samaciccia e lascia i suoi in 10. Nonostante l'inferiorità numerica, i biancoverdi non perdono il pallino del gioco e al 13° passano in vantaggio. Azione da vedere e rivedere. Donatangelo si destreggia in mezzo al campo, apre per Lombardo che si libera e serve sulla testa di Dos Santos il pallone dell'1-0. Un bacio al palo e palla che varca la linea di porta per il gol numero 27 del brasiliano. Con il vantaggio in tasca l'Avezzano spinge in contropiede come al 25° con la galoppata di Sassarini che serve Dos Santos per il 2-0, ma è provvidenziale il salvataggio di Vedovato. 2 minuti e Bisegna tenta il gol olimpico dalla bandierina, se la cava Ubertini che smanaccia in angolo. Nel finale il Montesilvano alza il baricentro. Al 33° momenti di panico in area biancoverde, Venditti esce a vuoto sul cross d'esterno di Marrone, poi Petito viene atterrato in area da Zanon tra le proteste degli ospiti. Pochi secondi e Marrone prova a impensierire Venditti da piazzato, ma il suo tentativo sorvola la traversa. Nel quinto e ultimo minuto di recupero, altra chance Montesilvano, ciabattata di Lupinetti sulla quale Antignani non è lesto nel controllo e se la cava la difesa dell'Avezzano. 3 punti d'oro per i marsicani che volano a più 9 sul Giulianova. La promozione in Serie D è davvero ad un passo. Mister, è una vittoria che vale quanto? E tanto, perché ottenuta con una buonissima squadra. Mi avevo detto, ragazzi, questa squadra dei 41 punti che ha fatto ne ha fatti 26 fuori casa, ha fatto 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, per cui è una squadra prettamente che gioca bene fuori casa e oggi l'ha dimostrata. Però la mia squadra oggi ha fatto una partita da prima della classe, perché ha rischiato pochissimo nonostante poi l'inferiorità numerica. Abbiamo fatto gol, siamo andati molto vicini a chiudere la partita, non l'abbiamo fatta, e poi ripeto, loro al di là di qualche palla sporca dentro l'area, cioè il nostro portiere non ha fatto una parata che si possa dire parata, per cui sono contento per i ragazzi, perché ripeto, già l'ho detto in precedenza, meritano questo tipo di percorso che stanno facendo, meritano la posizione di classifica, perché è un gruppo eccellente anche oggi, si è visto, no? Quando c'è da soffrire si sono compattati e ripeto, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Sì, usciamo con una sconfitta immeritata, infatti salutando il mister Tonino gli ho detto guarda che io vado dentro e dico la verità, siamo fatti una bella risata tutti e due, ci siamo abbracciati, una sconfitta immeritata contro la squadra più forte del campionato. Abbiamo tenuto il campo per lungo e largo, abbiamo fatto una fase non possesso spettacolare. Dopodiché stasera qualcuno mi rispiega il gol, perché io non l'ho capito, perché l'assistente non corre verso il centrocampo, è là l'assistente che deve dire se è dentro o fuori, perché l'arbitro non lo può vedere. Il rigore su Petito, clamoroso, me l'ha detto anche Zanon, quindi Petito sta a calcio in porta, gli tolgono il piede d'appoggio, il rigore, l'arbitro 1 metro dietro non fischia rigore. E dopodiché non abbiamo manco mai preso un tiro in porta, il portiere loro ha fatto la parata del primo tempo su... mi ricordo su chi era, su Marrone, su Maloku, quindi penso che noi usciamo a testa alta con la convinzione di aver fatto una grossa partita sul campo di una squadra fortissima.